Serimper e Levante sono la stessa cosa. La Serimper è quell'insieme di case famiglia che ammassa Carrara e zone limitrofe ha perpetrato degli abomini nei confronti dei bambini. Io ho ascoltato una diretta Facebook di Enrico Papi, nel quale lui descrive tutte le nefandezze che hanno commesso questi delinquenti nei confronti dei bambini e con vero piacere e con il suo permesso ho deciso di pubblicare sul canale di Cari Figli Miei. Enrico, in tutta tranquillità e senza nessun timore, spiega chi è la Serimper e ribadisce che la Levante non è altro che lo stesso insieme di case famiglia che hanno semplicemente cambiato nome. Ma nonostante lui a un certo punto abbia un dubbio nel video che vedrete, vi ribadisco che è il nuovo nome di Serimper è Levante. E praticamente i personaggi a capo di questa, non saprei neanche come definirla, insomma, perché loro si difendono dietro la tutela dei bambini, dietro questi mostri ci sono sempre le stesse persone. Dedico questo video a una donna che si è tolta la vita, una donna vittima di Serimper, di cui nessuno parla, soltanto il Tirreno ha fatto un articolo e nessuno altro ne parla, nulla, non importa a nessuno. Questa donna si è suicidata perché le hanno tolto la bambina, mi sembra, insomma, la bambina, comunque le hanno tolto il figlio e non importa a nessuno, e tanto non conta niente questa persona, niente, nulla. Noi siamo qui, continueremo a divulgare, anche se nessuno ne parla, continueremo a divulgare di Serimper e faccio presente che la Serimper è stata agevolata da un giudice del Tribunale dei Minori di Firenze. Questo giudice chiaramente è stato rimosso dal suo incarico, è stato indagato, non so cosa gli hanno fatto di preciso, ma la mia domanda è questa: possibile che in Toscana questo giudice abbia agevolato solo la Serimper a compiere questi atti turpi? No, se lo faceva, lo faceva con tutti, perché in Toscana, ma così anche nel resto d'Italia, il sistema bibbiano è presente e va debellato. Ecco il video di Enrico Papi, che ringrazio tantissimo. Guardiamo. Banalmente, forse ingenuamente, ma io penso che laddove si crei disperazione, paura, panico, morte, non è un luogo di tutela e non è un luogo di aiuto. Che sia una chiesa, che sia un servizio sociale, che sia una struttura di tutela madre-bambino, che sia una comunità, una cooperativa sociale che si occupa di fragilità, laddove c'è terrore e schiacciamento dell'individuo, mi spiace, ma non è considerato tutela. E in particolar modo faccio riferimento a una situazione agghiacciante che è capitata tra l'altro nelle mie terre, ad Aulla, una cooperativa, una grande, piccola cooperativa. Perché questa dicotomia? Perché di fatto non era una grandissima cooperativa, ma si occupava di tantissime madri con bambini, tantissimi disagi sociali, troppi, un overbooking di presenze collocate in due o tre strutture, trasformatesi in lager. I racconti che sono stati fatti dalle mamme ospiti sono agghiaccianti: cibo scaduto, cibo marcito, stanze che vedevano, piccole stanze con più letti a castello e addirittura posti per dormire per terra, perché non c'era più spazio, per terra, madri con bambini, anche due o tre bambini, accalcate, schiacciate dentro le stanze come veramente nei campi di sterminio, una cosa terribile. Però facevano soldi. Ogni mamma portava con sé dei bambini piccoli e quei bambini piccoli erano lucro, lucro, lucro.
Poco importa se non stavo facendo niente veramente per risanare un problema originario o tutelare magari una mamma che aveva denunciato un marito violento o un omicida. No, 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 no. Quello che interessava a questa cooperativa era questo: fare soldi, 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 soldi sulla pelle dei bambini, sulla pelle dei genitori. E ci riusciva benissimo. Ci riusciva a tal punto che i capitali erano schizzati alle stelle, miliardi, miliardi, commettendo già di per sé degli atti illegali, perché c'è un tetto massimo che tu puoi giustificare per riuscire a stare in un sistema appunto di tutela efficace. Se ne erano fottuti, un overbooking costante che ha portato addirittura a situazioni veramente terribili. Ha portato a uno scempio trascurabile, secondo loro, l'aver ucciso uno di questi bambini piccolini passandogli sopra con la macchina. La direttrice, si è sbagliata a far manovra, ha schiacciato un bambino, poco importa, era il figlio di una nessuno, poco importa, ha ucciso un bambino. Nessuna notizia alle cronache. Poco importa. E come questo bambino, anche altri hanno rischiato la vita lì dentro. Le mamme che si sono buttate, uccise, intolleranti delle come esse sono state schiacciate, umiliate lì dentro. Beh, questa cooperativa per fortuna è stata indagata, chiusa per pochissimo tempo, se non niente, e ha visto però mandare in galera tutto lo staff dirigenziale, alcuni degli operatori, alcune tante assistenti sociali e dirigenti del servizio sociale di Massa Carrara, ma soprattutto un giudice minorile accondiscendente, una giudice, una donna accondiscendente, che se ne fotteva. Perché? Perché era una cooperativa. E la cooperativa, si sa, è questione di partito. E quando è il partito che si sporca le mani di sangue, che si sporca di queste nefandezze, tutto è possibile, compreso nascondere la morte di un bambino o il suicidio di alcune persone. Beh, questa cooperativa si chiamava Serimper. E tenetelo bene a mente. Serimper, un nome appunto serpentino, un nome da serpe, lo facevano benissimo. E lo facevano talmente bene che continuavano ad avere sempre più clienti, no? Sempre più mamme, sempre di più, in un allarme generale da salvare tutte queste mamme con tutti questi bambini, ma siccome su quel posto non era più possibile è giustificabile un tale overbooking di presenze? Beh, basta spostarsi nell'Emilia Rossa, basta spostarsi nell'Emilia Rossa, aprire sedi nell'Emilia Rossa, quella super tutelata, quella che adora e cerca di proteggere il partito rispetto al processo di Bibbiano, quella del processo Bibbiano. Infatti, dove vanno? Dove vanno a fare una partnership con una delle più grosse cooperative dell'Emilia Romagna, a Reggio Emilia, in pieno overbooking, pur di continuare a lucrare, a fare miliardi, garantendo quel non servizio alla persona, ma semplicemente un lager postumo a un tram già esistente, fanno un bel contratto con la Coops Helios, Coop Helios, sia chiaro. Reggio Emilia, contratto ancora vigente, ancora in essere, per poter dislocare l'overbooking anche qui nel territorio degli intoccabili e continuare a riempire, a riempire, a riempire. Un contratto che io presumo non c'entri niente con gli operatori di Coops Helios, ma è comunque un sistema di copertura, perché questi assassini
assassini della morale e della tutela avrebbero messo i loro, ovviamente, i loro collusi di questo sistema osceno, dando per scontato, per quello che mi riguarda, che le strutture madre-bambino sono cose abominevoli, comunque la si voglia vedere, abominevoli, abominevoli. Non dovrebbero esistere fatte così, non dovrebbero esistere come pertinenza, soprattutto non dovrebbero esistere come pertinenza di privati o cooperative, perché lì non è garantito nulla, nulla, né di professionale né di tutelante, se non quello che è successo con Serimper e Copselios. Soldi, soldi, soldi. La vita delle persone che si trasforma in soldi, la vita delle persone che si trasforma in potere politico e giudiziario. Questa roba è agghiacciante. Vuol dire schiacciare il senso naturale delle cose. Anziché difendere, proteggere la tua infanzia, il tuo futuro, il futuro dell'umanità, lo usi, lo spremi, lo distruggi e lo annienti? Oppure lo schiacci con le macchine? Ma tanto è il figlio di nessuno. Nessuno verrà mai a reclamarmi. Galera, tutti direttamente. Una delle prime, anzi l'unica volta in cui un giudice minore è andato a finire dritto dritto in galera. E il processo è in atto e ci continuerà, ovviamente, in silenzio, ovviamente con notizie che non devono uscire, esattamente come il processo Angeli e Demoni di Bibbiano. Bisogna fare i salti mortali per riuscire ad avere gli atti di quello che sta accadendo. Perché? Perché il valore delle persone coinvolte non c'è valore. È tutta gentaglia, no? Sono tutte famiglie di poco conto, esattamente come quelle là che sono madri e figli di poco conto. Per quale motivo bisogna dare un eco a questa roba qua che va così pesantemente a ledere l'immagine di un partito che sapete benissimo qual è, di una sinistra corrotta, malefica, che si finge dalla parte delle persone per poi creare questi luoghi infernali e abominevoli? E credetemi, non è l'unico caso che c'è in Italia, è la Serimper? No, come non è l'unico caso Bibbiano, cioè, o meglio, il sistema Hansel e Gretel? No, 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 è ben incancrenito in quasi tutta Italia, in quasi tutta Italia. Tutti fanno soldi sulla pelle degli altri. Io riesco solo a vederlo come un'evidenza inumana, non mi vengono i termini, è qualcosa di inumano, inumano. Sta di fatto che a fronte di questo orrore, sapete cosa è successo? Perché sono bravi a truffare, veramente dei veri, ma non lo so, non lo so perché. A un certo punto mi angoscio perché le cose sono talmente così eclatanti che mi basisco sul fatto che nessuno intervenga su una cosa del genere. Questa cooperativa Serimper, dal nome ormai sporcato, ma dal lucro molto di vantaggio, ha cambiato nome. Per non chiuderla, perché devi chiudere un luogo che fa tanto bene all'economia del posto? Hanno cambiato nome, non si chiamano più Serimper, ma si chiamano Levante. Penso di sì, Levante. Se mi sono sbagliato, ve lo correggo sopra a questo video. Si fanno chiamare Levante. Bello, un bel nome. Sottotitolo dichiarato sui cancelli di questo luogo infernale: noi aiutiamo i vostri figli, noi tuteliamo i vostri figli, noi tuteliamo i vostri figli. È un insulto. A pochi giorni da un sputtanamento di questo genere, è sufficiente cambiare un nome e metterci la scritta: noi siamo dalla parte dei vostri figli, noi proteggiamo i vostri figli? Quel luogo deve essere chiuso. Quel luogo deve sparire.
E peggio che peggio, lo schiaffo ulteriore, sapete chi hanno messo a dirigerlo, visto che l'altro presidente è stato ammesso in galera? Non ci arriverete mai, non lo scoprirete mai, perché non ci si può, non, veramente non è inconcepibile, perché è una collusione mostruosa. Il direttore della Serimper, che è finito in galera dritto, adesso nella nuova cooperativa nominata, Levante, o come cavolo è, ve l'ho detto, ve lo correggo, è il coniuge. È il coniuge. È marito. O la moglie, non lo so, comunque è il coniuge. Cioè, prima c'era la moglie. E adesso c'è il marito. Però il marito si occupa di una copertina nuova, si chiama Levante. C'entra un'altra cosa, eh. È un altro marito. È il marito di qualcun altro. Non so se vi rendete conto. Vi rendete conto? Io spero. Avete capito? Cooperativa Serimper. Lo ripeto perché se no dopo mi tocca rispiegarlo 3.000 volte. Cooperativa Serimper, che commetteva abusi a tutto andare, una nefandezza mostruosa che ha portato in galera diretta non solo gli operatori, ma i servizi sociali, alcune assistenze sociali, a dirigenti dei servizi sociali, un giudice minorile e la responsabile della stessa cooperativa Serimper, si è rinnovata nel giro di un mese cambiando nome, facendosi chiamare Levante, ok? Noi proteggeremo i vostri figli. Ma nulla è cambiato, sono le stesse persone, solo che a dirigerla hanno messo la moglie o il marito di quella di prima. E nessuno dice niente. Nessuno dice niente a livello proprio legale. Questo è un inganno. Se tu crei un luogo mortifero come quello lì, che mortifica la genitorialità, che mette a rischio di vita i bambini, ma tu quel luogo lo devi far sparire. Non me ne frega un cavolo se ti fa fare i miliardi, lo fai sparire, lo cancelli con una spugna. Esattamente quello che sarebbe dovuto succedere con il Forteto, quel luogo dove terapizzavano i bambini messi lì dentro che venivano fuori da situazioni di abuso, ipotetiche, ipotetiche, smentite regolarmente con lo stesso sistema Hansel e Gretel di Bibbiano, bene, venivano messi lì dentro e come terapia c'era cosa? Il violentarli e abusarli da parte del responsabile. Eppure il Forteto è ancora lì. Eppure c'è tutta una sinistra che vuole riaprirlo quel sistema, quel Forteto lì. C'è un Renzi che vuole riaprirlo quel Forteto lì. Ci sono i collusi che si infiltrano, che vogliono riaprirlo quel Forteto lì, perché era una collina che faceva far soldi. E lo riapriamo con la stessa cosa, eh? Un luogo di tutela per minori. Dov'è la vergogna? Dov'è? Dov'è lo scempio? Possibile che chi si occupa di questo affare, cioè della vita degli altri, non abbia nessun minimo di senso o di vergogna? Vergogna profonda. Drammatica deve essere, perché se non ce l'hanno loro la vergogna per le loro nefandezze e per aver definito e continuare a definire perennemente un essere vivente, un bambino, una famiglia, caso sociale, caso, il caso non ha un nome e tu lucris perché se un numero non te ne fotte un cazzo e la tua morale finisce sotto i piedi. Ma c'è una parte di umanità sana che ama dare dei nomi ai figli, ama dare dei nomi ai padri e alle madri e li rende visibili. E quello che state facendo, cara mia sinistra infame, care mie cooperative, è un abominio assoluto, un abominio assoluto, nascosto dietro questa falsa maschera del rendersi attivi sulle fragilità. No. Non lo state facendo, non lo fate mai, se non in alcuni rari casi, per il resto è soltanto porcheria, specchietto per le allodole. Specchietto
Specchietto per le allodole. E vi garantisco, potrei andare avanti così all'infinito a raccontarvi di luoghi infami, anche qui, qua, a Reggio Emilia, in questa provincia, di cooperative che si occupano di disagio psichico pesante, minorile, adulto, che mettono tutti insieme delle cloache che sono pari merito al vecchio manicomio. Quello che loro sbandierano, mai più manicomio, lo hanno ricreato. Perché? Perché ogni psichiatrico, soprattutto se minore, ci fai un fracco di soldi e tu non li vuoi spendere per la qualità, li vuoi spendere per l'overbooking. L'overbooking della Serimper, attuale Levante, l'overbooking di tutte queste robe qua. Vergogna profonda dell'umanità. Adesso basta. Perché veramente non se ne può più. Altro che allarme sociale. Così io credo che nulla possa essere definito umano, nulla possa essere definito un sistema sociale funzionale. Anzi, è la deriva reale di un'illusione che ci hanno sempre fatto credere che fosse buona e giusta e funzionale. Credo che intitolerò questo video La grande vergogna. Ciao.